Amici e amiche del web, buona giornata e bentornati con Today 24 giorno. Dunque, come è capitato ieri con l'inizio di Good Morning Mondo Puglia, riparte anche la nostra identità regionale e non solo di metà giornata per darvi come sempre le notizie, le storie che raccontano la Puglia e non solo, ed evidentemente anche tutte le altre sfaccettature di questo 2024 che è appena cominciato. Tra gli argomenti di questa edizione, completeremo il racconto relativo alla seconda parte dell'intervista con la pianista Dauna, Daniela Giordano, responsabile da ieri del Politecnico delle Arti a Bergamo, foggiana di adozione, e poi ci occuperemo anche di un'interessante scoperta archeologica a Canosa di Puglia. Torneremo a parlare dell'audace Cerignola, della partita contro il Messina, puntando anche il focus sul tecnico Ivan Tisci. Lo faremo con il nostro inviato Tonino Giancola, e poi naturalmente il calcio e la pallanuoto per i quarti di finale a eliminazione diretta di Coppa Italia, poi naturalmente per gli europei di pallanuoto in svolgimento tra Dubrovnik ed Eindhoven. Ma prima, come sempre, cominciamo con il meteo, perché si intravede un'attenuazione dei fenomeni piovosi dei giorni scorsi, ma non c'è troppo da stare a dire. Bentornati a Meteo News 24. Cominciamo con la situazione in Europa. Il grosso flusso di aria artica che aveva interessato nei giorni scorsi le regioni italiane pian piano si sta allontanando verso le coste greche, mantenendo comunque ancora qualche incertezza per le previsioni delle prossime ore. Il tempo previsto sulla Puglia per la giornata di martedì 9 gennaio. Al mattino cielo generalmente sereno, poco nuvoloso sulle coste down, mentre dal Varese e parte del Tarantino ancora nuvolosità irregolare associata a pioggia. Nel corso del pomeriggio la situazione andrà gradualmente migliorando anche sulle altre province pugliesi, mantenendo ancora una condizione di incertezza nella zona del Varese. In serata e nella notte condizioni generali di cielo sereno poco nuvoloso, anche se non è esclusa qualche nebbia sulle coste tarantine. Per quanto riguarda le temperature, va ricordato che si manterranno al mattino tra i 6 e i 10 gradi della provincia di Brindisi fino ai 9-11 gradi della Bat e del Brindisino. Adesso in apertura parliamo della vicenda legata all'ex Ilva di Taranto, perché c'è stata ieri una fumata nera sulla vicenda. Era in programma la riunione tra il governo e la dirigenza della società che controlla l'ex siderurgico di Taranto. All'incontro non sono stati convocati i sindacati che il governo ha chiamato per il prossimo 11 gennaio. L'incontro ha visto una netta contrarietà dell'azienda in merito alla risposta, più che risposta a proposta governativa, di un aumento di capitale pari a 320 milioni di euro, così da concorrere ad aumentare del 66% la partecipazione del socio pubblico in Vitalia, unitamente a quanto necessario per garantire la continuità produttiva. ArcelorMittal ha in pratica chiuso totalmente a questa richiesta, in quanto non vuole investire sul territorio e tantomeno sviluppare un assetto lavorativo del siderurgico ionico. Il governo agirà in sede legale e ha invitato Invitalia ad assumere decisioni opportune attraverso il team legale. E concludiamo oggi il racconto relativo alla seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato
con Daniela Giordano, pianista di origine dauna, nativa di Foggia, che da ieri ha assunto la direzione del Politecnico delle Arti a Bergamo. In questa seconda parte che vi facciamo ascoltare, ci racconta la dottoressa Giordano quelli che saranno gli eventi del Politecnico delle Arti. Se per questo 2024 quali saranno i suoi impegni e i suoi obiettivi? Sicuramente è il primo perché il mio mandato è appena cominciato come Politecnico delle Arti, quindi ci sono tante sfide importanti, non soltanto su Bergamo, ma anche proprio a livello nazionale, perché come dicevo, siccome è la prima istituzione, la prima università delle arti, se così vogliamo dire, perché in Europa già c'è questo modello in cui si studiano insieme arti visive, arti musicali, si contaminano e si fanno tutte queste commistioni. In Italia non c'è ancora un modello del genere e quindi siamo attenzionati, diciamo così, anche dal Ministero, anche da Roma, perché potremmo essere un punto di riferimento proprio per tutto il sistema di formazione artistica in Italia. Quindi non soltanto organizzare dei workshop, dei seminari che siano di riferimento per tutta Italia, ma adesso stiamo organizzando anche come Politecnico delle Arti un festival che si chiamerà Tono Festival a febbraio e che vedrà proprio unirsi, fondersi perfettamente la musica e le arti visive. Ci sono poi tante iniziative di divulgazione musicale, con collaborazioni con il teatro. Quindi la sfida più grande, ecco, diciamo così, del 2024 sarà quella di creare tante collaborazioni, perché io sono del parere che collaborare, soprattutto nel mondo delle arti, della creatività, è importante fare rete perché così le idee vengono potenziate e ci sono tante possibilità e tante cose nuove da esplorare. Quindi sicuramente quello e poi ancora anche concerti e all'estero e quindi una visione anche internazionale. E quella sarà, diciamo, un aspetto importante del 2024. Bene, allora se le prospettive sono queste, allora bisogna davvero incrociare le dita per fare in modo che sia un 2024 decisamente intenso ed emozionante. Davvero di cuore, grazie a Daniela Giordano per questa disponibilità, per averci concesso questa intervista per il nostro telegiornale. Naturalmente ci sentiremo spessissimo. Per intanto, buon lavoro e in bocca al lupo! Grazie, un abbraccio a tutti, grazie. Bene, questo dunque è l'ultima parte dell'intervista con Daniela Giordano, a cui naturalmente auguriamo di tutto cuore auguri di buon lavoro da parte di tutta la nostra redazione. Spostiamoci adesso a Taranto, dove il sindaco Melucci ha revocato la nomina a direttore generale del comune a Carmine Pisano, coinvolto in un'inchiesta della procura tarantina per quanto riguarda l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. Una decisione, spiega una nota del municipio, per consentirgli di poter affrontare in tutta serenità la vicenda giudiziaria. La revoca, dice Melucci, non ha carattere sanzionatorio ed è stata ritenuta opportuna nell'interesse delle parti coinvolte e anche a tutela dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione. Tra l'altro, la procura aveva chiesto per Pisano gli arresti domiciliari, ma il GIP aveva respinto l'istanza e impugnata dal PM titolare dell'inchiesta. La Camera di Consiglio è fissata per il prossimo 18 gennaio. Adesso ci spostiamo a Foggia, dove una parrocchia, insieme al centro servizi volontariato del capoluogo dauno, ha organizzato un percorso formativo strutturato in quattro incontri a partire da febbraio, dal titolo Le parole della politica. I quattro incontri saranno animati da esperti e docenti che approfondiranno parole e temi di grande attualità come politica, partecipazione, legalità e solidarietà. Gli organizzatori rammentano come gli ultimi anni della vita sociopolitica dauna è stata molto travagliata. Ciascuno ha la propria parte di responsabilità. Il primo incontro sarà sabato 10 febbraio con Don Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. E adesso una bella storia archeologica che arriva da Canosa, di cui è stata scoperta una necropoli dove sono stati rinvenuti degli elementi interessanti. Ci racconta questa storia
Viviana Minervini della redazione di Teleregione. Per la prima volta si scava nell'area archeologica della necropoli di pietra caduta a Canosa di Puglia, databile intorno al IV secolo. Si tratta di un esteso spazio funerario nella zona sud della città, caratterizzato dalla presenza di cave a cielo aperto e di numerose tombe di età daunia. Nella necropoli, su concessione ministeriale, dopo 7 anni dalle ultime indagini, sono al lavoro gli studenti di scienze dei beni culturali e archeologia della scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per le attività propedeutiche alla campagna di scavo che partirà ufficialmente nella primavera 2024. L'avvio di indagini sistematiche della durata triennale vede la collaborazione oltre all'Università della Fondazione Archeologica Canosina e la Soprintendenza BAT e Foggia. Abbiamo ottenuto una concessione grazie al Ministero della Cultura in collaborazione con la Soprintendenza, con Anita Guarnieri. Abbiamo avuto la concessione di scavo per 3 anni nella zona di Pietracaduta, che è una zona, una necropoli del IV secolo a.C. non ancora conosciuta. Abbiamo ottenuto in primis, siamo riusciti ad avere il vincolo per quell'area insieme all'attività di Italia Nostra. E poi oggi la concessione di scavo, quindi riusciremo a portare alla luce tutta quest'area che era sconosciuta, che è ancora non del tutto conosciuta così come dovrebbe. Obiettivo dello scavo è l'approfondimento della conoscenza su questo vasto settore funerario periferico risalente tra il IV e il III secolo a.C., dove oggi sono documentate 33 tombe a grotticella. Le tombe sono state purtroppo depredate nel tempo, ma una parte degli antichi corredi che custodivano sono stati recuperati e potranno svelare molto sul rapporto con l'insediamento daun, sui rituali funerari e sul profilo degli abitanti che qui erano sepolti. E adesso veniamo ad una ampia pagina sportiva. Cominciamo con la pallanuoto, sconfitta a sorpresa nel torneo europeo di pallanuoto per il Settebello di Alessandro Campagna. Infatti gli azzurri sono stati sconfitti dalla formazione della Ungheria con il punteggio di 10-5, scivolando così al secondo posto per una peggiore differenza reti. Ora gli azzurri avranno 2 giorni di riposo che utilizzeranno per continuare ad allenarsi in attesa della prossima sfida in programma praticamente il 10 gennaio a Zagabria. È probabile che potrebbero scontrarsi contro la formazione della Germania. Stasera invece attesa per il 7 rosa di Carlo Sinipo dopo la sconfitta subita ad opera della nazionale spagnola, che attualmente è campione d'Europa in carica e vice campionessa olimpica, affrontano nei quarti la difficile sfida contro l'Ungheria. Certamente un elemento non facilissimo per le ragazze che cercano l'approdo alla semifinale e conseguentemente il pass per le Olimpiadi di Parigi. E adesso torniamo a parlare della Lega Pro calcistica, soprattutto con i riflettori puntati sulla bella vittoria ottenuta lo scorso weekend a Messina da parte dell'Audace Cerignola per 2-1. Ne abbiamo parlato e chi ci ha seguito ieri in Lunedì Sport con il nostro inviato Tonino Giangola, che va il punto della situazione e anche con un focus particolare sul tecnico dei gialloblu Ovantini, Ivan Tisci. Sì, allora, intanto iniziamo nel dire che nulla è scontato nel calcio, perché la partita si era messa sul binario, diciamo, eccellente per l'Audace dopo l'espulsione di un calciatore del Messina, quindi si pensava che da quel momento in poi l'Audace faceva una rifinitura d'allenamento. Questo non è stato, perché il Messina ha onorato il campo e la maglia, anche se il gol del pareggio è avvenuto su una piccola disgrazia da parte della difesa, un tocco inopportuno che ha spiazzato la difesa dell'Audace, quindi ha dato la possibilità all'attaccante del Messina di pareggiare l'incontro. Nulla è scontato nel calcio, perché guardiamo il risultato di Juve Stabia Monterosi 2-2, è l'ultima in classifica. Il Messina ovviamente è una squadra ben quadrata, ben messa in campo,
avrà sicuramente da dire fino alla fine del campionato, non vuole certamente perdere il treno della C. La classifica del campionato, perché come vedete e come anche i nostri ascoltatori lo vedranno e anche Tonino, l'Audace si trova in una buona situazione di classifica con 31 punti, con 7 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, con 29 gol fatti, 21 subiti, quindi in questo momento, diciamolo, se il campionato si fosse concluso adesso, l'Audace Cerignola sarebbe in play-off. Sì, no, ma guardando la classifica, credo che se la mettiamo a confronto della classifica dello scorso campionato, credo che siamo lì, no? Se non sbaglio, sì. Mi sa che siamo anche un punto sopra dalla classifica dello scorso campionato. Ritornando indietro e rivedendo un po' le partite dell'Audace Cerignola, certamente c'è un grande rammarico, perché abbiamo perso parecchi punti importanti, li abbiamo persi in corsa con tanti pareggi che cioè poi ci avevano praticamente anche affibbiato la pareggite, ma così non è, perché ovviamente diamo il tempo a mister Tisci, prima esperienza in Serie C, come pazienza, un grande uomo, un grande allenatore, ha creato, ha plasmato questo gruppo. A me l'anno scorso onestamente mi piaceva tantissimo il modo in cui giocava il Fasano, e quindi rispettavo già dai tempi del Fasano mister Tisci, perché brava persona, una persona che si fida dei suoi metodi, e poi la squadra gioca anche molto molto bene. Il calcio dunque prosegue, perché da martedì 9 fino a giovedì 11 gennaio si svolgeranno i quarti di finale della Coppa Italia, e si parte con la sfida del Franchi martedì 9 tra Fiorentina e Bologna. Le due squadre ci arrivano a questo risultato importante di questo approdo ai quarti, dopo che negli ottavi la Viola aveva vinto ai calci Gregor contro la capolista della Serie B, il Parma, per 6-3, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità, mentre il Bologna aveva eliminato la capolista del campionato italiano, l'Inter. Poi mercoledì 10 si svolgerà la sfida dell'Olimpico, il derby capitolino tra Lazio e Roma. Le due squadre ci arrivano con la Lazio, che aveva battuto il Genoa per 1-0, mentre la Roma aveva battuto la Cremonese, formazione di Serie B, con il punteggio di 2-1. E poi in serata la sfida tra Milan ed Atalanta, con i rossoneri che avevano battuto negli ottavi il Cagliari per 4-1, mentre la formazione bergamasca di Giampiero Gasperini aveva eliminato 3-1 il Sassuolo. Poi il turno si conclude giovedì 11 con la sfida tra Juventus e Frosinone, bianconeri reduci dal tennistico 6-1 alla Salernitana, mentre il Frosinone aveva battuto per 4-0 il Napoli. Ed è tutto per questa edizione di Today 24 Giorno, la nostra identità regionale e non solo tornerà a farvi compagnia come sempre domani mattina alle 8:30 con Good Morning Mondo Puglia. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.